Mantenete la posizione, l'ombelico verso la spina dorsale. Bene, ora andate giù e assumete la posizione del serpente. E poi, non ricordo qual è il termine yoga per questa posizione, ma sembra uno starnuto. Fa Svanasana! Na 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 na! Anjaneyasana! Anjaneyasana! Grazie, signora Klammer! Il ginocchio deve essere in linea con la caviglia per non farsi male alla rotula. Oh! Già. Le va di farcelo vedere? Certo. Ottimo! Grazie. Allora, ginocchio in linea con la caviglia e braccia in alto. Anjaneyasana. Guerriero 2. Ah, signora Klammer. Sì? Ci sa davvero fare. Vuol finire lei la lezione? Oh, certo, con piacere. Sul serio, signora? Sarebbe grandioso. Sì? Allora vado. Sì, vada. Prendo la mia borsa. Grazie. A lei. Oh! Mi dispiace. Jimmy, non credo di riuscirci. Pazienza. Ora che sei libera, magari potremmo uscire insieme un giorno di questi. Oh, io non esco col capo. Perfetto, allora non sono più il tuo capo. Né con gli ex capi. Mi permetti? Oh, che galantuomo, grazie. Dove andiamo stasera? Ceneremo in un posticino romantico poco conosciuto che ha un'ottima cucina. Promette bene. E poi domani pensavo a una colazione in campagna con mia madre. Non vede l'ora di conoscerti. Porti una 40, giusto? Perché il suo abito da sposa ti starebbe benissimo. Ah, Mike? Sì? Tutto a un tratto non ho più molta fame. Magari potremmo fare un'altra volta? Va bene, sì, certamente. Possiamo fare la prossima settimana, se vuoi. Sei già tornata. 2 minuti. È un record persino per te. Forse non so cosa voglio, ma so cosa non voglio. Che cos'è? Il rumore dell'ultima volta che mi fissi un appuntamento. La sua ex dice che è serio. Forse c'è un motivo se è la sua ex. O forse c'è un motivo se tu non dai mai a nessuno una chance. Io do sempre una chance. Davvero? Com'è andata poi con il dentista? Non... Era per te. Odio i denti. Sai chi mi ricordi? Non dire mamma. Ti leggo la sua ultima cartolina. Si trova nel Maine a scalare montagna. Oh, sei indietro di 2 settimane. Sulla sua pagina Facebook dice che è partita per una crociera con un gruppo di turisti. Esatto. Lei non termina mai niente. Io riesco a impegnarmi, è che non so cosa sono brava a fare. Rob, Steve, venite, la cena è pronta. No, è la mia spada, ridammela. La voglio io. Un'altra volta il drago. Non te la do. Vado io. Grazie, Poppy. Ehi, ragazzi, che c'è? Lo sai, zia Poppy? Steve non vuole darmi la spada. Non è colpa mia se hai rotto la tua. Lo sentite anche voi? Che cosa? È il drago che respira. Mentre voi due litigate per quella spada, lui si avvicina a noi. E sapete cosa è più importante di una spada quando ci si deve difendere da un drago cattivo? No. Uno scudo a prova di fuoco. Dammi quel cuscino. Ora se il drago vi sputa fuoco, siete rovinati. Vi ridurrà peggio dei toast bruciacchiati. E adesso sconfiggete il drago insieme. Ah, oh, fatti no. Sotto, drago. Prendi questo. Non puoi vincere contro di noi, questo. Drago. Sì. Lo sai che non rivedrò mai più quel cuscino, vero? Un piccolo prezzo da pagare per aver salvato il regno. Indovinate se l'abbiamo fatta! Indovinate? Abbiamo vinto! Sì! È fantastico! È questo quello che ti riesce meglio? I broccoli sono buonissimi, mamma.
C'è qualcuno? Senti, abbiamo già 5.000 download al giorno e se chiudiamo l'accordo raddoppieranno. Sì, lo so, e so come la pensi. Io non credo che sia così complicato. Devono solo capire chi siamo. Una giovane collaudata società. Abbiamo creato buone applicazioni e questa ha un'ottima interfaccia. È semplice. Sono qui, guardi. Esatto. Da questa parte, mi vede? Sì, e io credo che basti fargli leggere i commenti, le recensioni. Ce l'ho proprio qui. Scusa, devo richiamarti. Mi scusi, ora mi avvirebbe... Ah, certo, sì. Posso aiutarla? Oh, io sono Poppy Summerall, temporaneamente per voi. Ho anche il biglietto da visita. Sì, sei la sorella di Megan. E tu sei Ryan Larson. Sì, entra pure. Grazie. Prego. Hai avuto problemi a trovare il posto? No, è bastato cercare l'unica casa senza decorazioni di Halloween. Sì, già, a quelle ci pensava mia moglie. Oh, mi dispiace, non volevo... No, tranquilla, ormai sono passati 4 anni. Beh, grazie di essere venuta. La mia società sta promuovendo un'applicazione ed è ora di macinare. Io so macinare. Bene, perfetto. Andiamo a presentarti. Va bene. Ehi, ragazzi, venite a conoscere Poppy. Dobbiamo proprio... È la nuova tata, perciò sì. Non vogliamo una nuova tata. Di che sono una sirena speciale. Lei è una sirena speciale. Eccoli. Ciao. Te l'avevo detto che non era una vera sirena. Lei è Zoe. Ciao, Zoe. Salve. E il bambino che si nasconde dietro sua sorella è Zack. Ciao, Zack. Anch'io ho una sorella e i suoi figli vanno nella vostra scuola. Scusa, ti si affezioneranno subito. Figurati, dovevano adorare la vecchia tata. È una lunga storia. Sto arrivando. Bene, pronta a iniziare? Sì, la nuova tata entra in azione. Bene. In azione? Di solito non lavoro di domenica, ma è una settimana folle. I miei numeri d'emergenza sono sul frigo. Ecco, tieni queste. E poi, le chiavi. La parola d'ordine segreta è testa di zucca, per ora. Bene, divertitevi. Sì, anche tu. Grazie. Pronto? Sono io. Siete lì, ragazzi? Sì. No. Voglio dire no. Posso entrare? Qual è la parola d'ordine? Parola d'ordine. Neanche per sogno. Farfallona. No. Bingo bongo. No. Allora... testa di zucca. Te l'ha detto mio padre. Può darsi. O probabilmente le sirene leggono nel pensiero. Che sto pensando? Stai pensando quello a cui sto pensando io. Andiamo a divertirci un po'? Il mio nuovo record di messaggi. Questa è una festa del raccolto. Se sei una sirena, dov'è la tua coda? Mi spunta solo nell'oceano. E che cosa mangi? Piante marine e alghe. Non mangi i pesci? No, sono miei amici. Parli la lingua dei pesci? Molto bene, e anche il francese. Sai scegliere le pannocchie di mais? Cerca quelle che sono un po' più gialle sotto. Quelle sono buone. Il tuo cibo preferito? Quanti marshmallow riesci a tenere in bocca? Le montagne russe più alte su cui sei stata? E i fantasmi nuotano?
tutto se c'è la senape. 9, caduta infernale, solo i pesci fantasma. Che ne facciamo di tutte queste pannocchie? Del pane di mais. E una volta preparato, che cosa ne facciamo? Lo mangiamo, insieme al chili che faremo per cena. Piace a vostro padre? Lui mangia al lavoro. È per questo che sei con noi, così non deve esserci lui. Ma vorrebbe esserci. Odio il pane di mais. Lo mangio io! E anch'io! Un ragno! Un ragno! Un ragno! Andiamo. No! Zack, dove vai? Zack! Torna qui! Sai, Zack, immagino che anche ai ragni piacciono le pannocchie. Mi dispiace. Ok. Io sarò laggiù se hai bisogno di me, va bene? Proprio lì. Ehi, Zoe. Fammi indovinare. Non vuole parlarti. No. Ma va bene. Del resto è normale. Parlerò con loro. Ciao, capra domestica. Anch'io sono una domestica. Sai perché le chiamano domestiche? Perché? Perché quando arrivano vogliono subito comandare. Il mio maglioncino preferito! Oh, no! Ok, molla! Lascia il maglioncino! Molla! Hai visto? È stata tutta colpa tua! Voglio tornare a casa! Anch'io! Neppure io. Dormi bene. Mi hai svegliata. Fantastico. Tranquillo, è solo un po' di sangue. Ah! Scherzo, è del succo. Quindi è andato tutto bene? Del tutto indolore. Non preoccuparti per il tappeto. I ragazzi dormono? Uno sì, e l'altra fa finta. Li ho portati alla festa del raccolto, dove Zack ha avuto uno spiacevole incontro con un ragno e il maglioncino preferito di Zoe è stato mangiato da una capra. Oh! Sono dei bambini splendidi. Oh, no! Simpatici, originali e vivaci, ma... Te ne vai. Non credo che sia il lavoro per me. Dopo solo un giorno. Era uno solo? Un lungo giorno. Però, dai. La verità è che io non sono una vera tata. Sì, lo so. Non l'ho mai fatto prima, tranne che con i figli di mia sorella. E loro devono dare retta alla zia. Tua sorella... Che cosa? Tua sorella me l'aveva detto al telefono. E mi hai preso lo stesso. Devi essere disperato. No, è che... Ti prego, puoi restare solo un paio di settimane. Che giorno è oggi? Domenica. Già, come pensavo. Senti, lo capisco. I bambini sono un grande impegno, anche quando non sono tuoi. Posso impegnarmi? Sì, posso impegnarmi. Fino ad Halloween. O magari fino al... giorno del ringraziamento. Ho detto Halloween. Bene, d'accordo. Perfetto. Grazie. Ci vediamo domani. Sì. E pensi che potresti arrivare alle 6 di mattina? Non esagerare. Però è un impegno. Sì. È un impegno. Ciao, sorella. Allora? Com'è andata? Non chiedere. Non dirmi che ti sei licenziata. Non l'ho fatto. Però lo vuoi fare. Gli ho detto che rimango fino ad Halloween. È uno in gamba. È un maniaco del lavoro. Ed è carino. È il mio capo. Temporaneamente.
E dai, come posso vivere indirettamente la tua vita affettiva se non hai una vita affettiva? E cosa dovrei fare visto che i figli di Ryan non mi vogliono? Devi essere solo te stessa. Zach, io non ho fatto niente! Sì, invece! Invece no! Papà! Che c'è? Non riesci a dormire? Zoe ha messo un ragno nel mio letto! Non è vero, ho solo detto e se lo facessi! Hai detto che l'hai messo nel mio letto! No, ho detto forse potrei! Ragazzi, su, andiamo! Vieni qui! Allora, non c'è nessun ragno nel tuo letto. Non è vero, la maestra dice che ogni anno mangiamo 8 ragni mentre dormiamo. Io non voglio mangiare un ragno, non voglio andare a letto. Mi dispiace, papà, ho detto quello che ho sentito. È un fatto. Grazie, va a letto. Il rendering in tempo è un file grande. Ok, è un file grande. Vorrei congestionare il sito. Va bene. Va bene. Beh, vedi cosa riesci a fare e mi fai sapere. Ciao. Di' a Takashimoto che siamo entusiasti. Devo andare. Una colazione di lavoro. Sì. Ciao. Colazione di lavoro? Ah, non pensavo di rivederti. Temporaneamente per voi. Mi sono impegnata ormai. Caffè? Con latte e 2 di zucchero. Spero che tu sia più bravo a fare il caffè che a fare i sandwich. Già. Così che sai massacrare una fetta di pane. Vedessi col formaggio. Oh, me lo sono staccato dalla scarpa ieri sera. Ah. Ecco qua. Grazie. Niente. Nottataccia? Ah, affollata. I ragazzi hanno voluto dormire con me. Un pigiama party improvvisato, mi piace. Era più una pattuglia anti-incubi. Ragni. Colpa mia. No, è la procedura operativa standard. Quindi tu vivi con Megan e i ragazzi? Temporaneamente. Ah, quindi di solito vivi da sola? Di solito. Ah, allora sei single. Temporaneamente. Se può dire così. Non volevo essere indiscreto, ma sei perfetta per il gruppo di prova. Cosa? Oh, la mia app. Mangiare in compagnia. Se sei a cena da sola e accedi alla nostra app, puoi trovare altri nelle vicinanze che mangiano da soli, ma non gli va. Ecco, così mangi in compagnia. Sembra davvero fantastica. È meglio di mangiare da soli. Su quella ci stiamo lavorando. Una società, la Yamaro Global, ne sta valutando l'acquisto, il che ci farebbe entrare nei mercati esteri. Sembra una cosa importante. Lo è, e faremo una presentazione apposta venerdì sera. Per Halloween? Sì. Già... me n'ero dimenticato. Penso che i giapponesi non lo festeggino. Ma noi lo festeggiamo. Già, devo scappare. Tieni. Cos'è? Un sandwich fatto da una professionista. Ah, grazie. Di niente. Allora vado. Buona giornata. Buona fortuna. Grazie. Sì, va bene. Zoe, Zach, è ora di andare a scuola. Eccoci arrivati! Accidenti, la scuola elementare! Adoravo andarci! Il mio corso preferito era quello di arte e la ricreazione. Chi vi insegna arte? Maschio o femmina? La mia maestra si chiamava signorina... Ok, ne parliamo più tardi, magari. Che cosa... Oh, che schifo! Ciao, sono Megan. Lasciate un messaggio. Ciao. Richiamami quando puoi. Mi sono appena seduta su un sandwich al burro di arachidi e marmellata. Loro mi detestano e io... non so cosa fare. Non importa, ho un'idea. Sei di nuovo qui. Già. Com'è andata?
Tutto bene. Ci vediamo, ragazzi. Io mi sono divertita. Mi sono seduta su un delizioso sandwich con la marmellata. La maestra Green ci ha fatto vedere i cartoni dopo Anch'io pranzo. Anch'io avevo una maestra di nome Green. Forse è la stessa maestra Green. Ha più o meno 100 anni. No, lei ne ha 50. Credo che abbia la tua età. Io ne ho 50. Forse 60. Wow. Ok, faremo una piccola gita prima di tornare a casa. Sentitevi avverto. Ci saranno anche dei ragni, ma saranno ragni simpatici. Ve lo prometto. Tutto per Halloween. Wow. Niente male, eh? Da paura. Beh, ci servirà un carrello, ma lo spingo io. Niente male queste maschere. Ah, boom! Queste vanno bene sulla porta d'ingresso. Insieme a questi. Sì, zucche e teschi sono come burro d'arachidi e marmellata. Vado a cercare delle lapidi. Mamma addobbava sempre la casa per Halloween. Ma dopo si è ammalata. Mi dispiace. Tranquilla, è stato tanto tempo fa. Nemmeno me la ricordo. E neanche Zack. Deve essere stato molto divertente. Ehi, guarda qui. Un'amica l'anno scorso ci ha fatto delle zucche stupende. Giusto, ci serve un set per intagliare le zucche. Anzi, ce ne servono tre. Ci sono ancora troppe zucche senza faccia. Oh, tesoro, quello è finto, non è reale. Tranquillo. Fa paura lo stesso. E adesso? Difficile far paura con una parrucca in testa. Dovreste vedere mia zia Eleanor. Allora, che cos'altro ci serve? Tantissime cose. Andiamo dagli zombie adesso. Adoro gli zombie, sì! Scusa, detesta i ragni, ma adora gli zombie. È un tipo particolare. La signorina Morwell sta salendo. Grazie, Jill. Mm-hmm. Non smetti mai di lavorare. Disse colei che mi ha mandato 30 mail durante il volo da Tokyo. Disse colui che ha risposto a tutte quelle mail nel cuore della notte. Beh, sono efficiente. Solo una delle tue molte qualità. Allora, buone notizie. Ad Agashimoto piace l'applicazione. Con una buona presentazione, loro saranno dei nostri e sarai tu a fare quella presentazione. Io? No. No, 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 no. Senti, hai fatto tu l'accordo. Dovresti farla tu. Ma sei tu che hai trovato un modo nuovo di far incontrare le persone e devi parlare tu. Sì, ma io credo che dovresti essere tu. Oh, che carini. Zoe e Zack, giusto? Ottima memoria. Deve essere difficile crescerli da solo. Non immagini quanto. Iniziamo con la prima fase dell'operazione Halloween. Zoe, per favore, porta questi dolci in cucina e senza attingere alla scorta, prego. Allora, ragazzi, serve organizzazione. Dobbiamo tirare fuori tutto e poi decidere dove mettere ogni cosa. Pipistrelli e ratti a sinistra, scheletri e mostri a destra. Qui va bene. Mettici delle foglie intorno, farà più paura. Ehi, datemi un consiglio, come le metto? Falle scendere come se fosse la glassa di una torta di Halloween. Sì. Ecco una busta di ossa in arrivo. Ci vogliono più scheletri su questo prato. È così che mamma metteva le luci. Vostra madre era un'esperta di Halloween. Sì, è vero. Tu eri troppo piccolo per ricordarti. Ho visto una foto dove era vestita come Cher agli Oscar. Cher? Ehi, vuoi dire Cher? Questa sì che è una bella idea per un costume. Tu ti travesti per Halloween? Certo che sì. Da cosa? No, non ve lo dico. Non garantisco che sarà bello come quello di Cher, ma ci proverò. È l'ora della merenda. A chi piacciono i bulbi oculari? A me. Non sono veri bulbi oculari. Forse sì, perché non li assaggi? Sa di bulbo oculare? Sì. Allora i bulbi oculari ti piacciono? Sì. Sì, ti piacciono. Cosa? Ah! Thank you.
Grazie dell'aiuto. Ottima scusa per restare in piedi fino a tardi. Come l'hai capito? Perché avete una lavastoviglie, furbacchione. Ehi! Hey. Voglio solo vedere la faccia di papà quando vedrà il prato. Anch'io sono curiosa. Che faccia pensi che farà? Secondo me così. No, no, secondo me farà. Ehi! Ho fatto un brutto sogno. Ragni. Va bene. Dai, piccolo, andiamo su. Ok, a letto. Lo vedi che da quella parte della stanza è più buio? È vero. Ho sognato che guardavo il buio e da lì sbucavano dei ragni e mi mangiavano. Uff, è davvero spaventoso. Ma è stato solo un sogno. Non ci sono ragni qui. Vedi? Puoi lasciare la luce accesa. E se lasci la porta aperta così vedi la luce dal corridoio? Non riesco a vederla quella. Perché no? Dormo sempre sul fianco sinistro. Ho un'idea. Girati. Testa qui, piedi qui. Ora ti avvolgo come un burrito. Ecco fatto. Ecco, così vedrai la luce tutta la notte. Lascerai la luce accesa tutta la notte? Tutta la notte. Dormi bene. Ciao. Ehi, che fai ancora alzata? Oh, è colpa mia. Le ho chiesto aiuto per rimettere a posto. Ah. Non hai visto cosa c'è là fuori? Oh, certo. Allora, cosa ti è piaciuto di più? Gli gnomi, le lanterne di zucca o i gatti? Ti sei spaventato? Ha perfino perso la parola per la paura. Non te ne sei neanche accorto. Non si accorge mai di niente. Zoe. Sarà meglio che vada a parlarle. Lascia il telefono a me. Oh, grazie. Allora, com'è andata? È molto arrabbiata con me. E vedrai da adolescente. Non dire così. Caffè o ti serve qualcosa di più forte? No, grazie. Avete fatto le decorazioni. Grazie, vi sarete divertiti. È vero. Non che siano affari miei, ma il telefono è incollato alla tua mano. Hai bisogno di farti vedere da un dottore. Già, devo solo arrivare a fare la presentazione. Io, dopo che sarà finita, se andrà bene, sarò più libero e passerò più tempo con i ragazzi. Intendo, davvero insieme. Mia sorella mi ha detto che ci sarà una festa di Halloween a scuola dei ragazzi. Halloween? Halloween week, Halloween, si dice così. Ah. Ad ogni modo, devono portare dei biscotti fatti in casa e domani sera potresti aiutarci a farli. Tornerò a casa tardi. Ho preso un impegno per una cena di lavoro. Se lei intendeva questo. Una lei? Sì, a essere sincero non ho capito se si tratta di mangiare in compagnia o di un appuntamento. Chi ha proposto la cena? Lei. Che ristorante ha scelto? Italiano. Allora è proprio un appuntamento. Davvero? Sì, me ne intendo di appuntamenti in ristoranti italiani. Di solito iniziano con l'antipasto e finiscono con me anzitutto. In realtà raccolgo dati per una app a cui sto lavorando. Che sarebbe? Appuntamenti e broccoletti. Io potrei trovarti un finanziamento. Perfetto! Va bene. D'accordo. Ciao. Grazie di nuovo.
Pensi che mio papà sia innamorato di una certa Abigail? Abigail? Ho visto il nome sul telefono. Quando i genitori di Leslie Mintz hanno divorziato, suo papà è andato a cena con una donna e dopo appena 6 mesi si sono sposati. Panne e zucchero. Mescolali bene. D'accordo. Niente misurini, non mi sono mai piaciuti. Come si sa quando si è innamorati? E lo chiedi a me? Io sono single. Sì, ma tu hai quanto? 40 anni? Non avevi detto 50? Più ti conosco e più mi sembri giovane. Quando ne avrò 20 facciamo una festa. Sì. Credi che mio papà si innamorerà di Abigail? No, non me ne preoccuperei. Non sono preoccupata, voglio solamente capire come si fa a saperlo. Credo ci si senta innamorati quando vedi una cosa molto bella e il tuo primo pensiero è voglio che la veda anche lui. O quando ti fa ridere. O quando ti piace quello che gli piace perché piace a lui. Sei mai stata innamorata? In questo modo? Direi di no. Non ancora. Ok, rompiamo le uova. Ok. Scegline uno. Scelgo questo. No, quello no. Stavo giocando. Beh, mi hanno offerto un posto da dirigente con pacchetto di benefit completo. Assicurazione sanitaria, alloggio, rimborso spese, tutti gli extra. Ma ho detto di no. Voglio dire, è un'ottima offerta, solo che non mi ci vedo a vivere a Tokyo. La proposta è davvero allettante. Io spero di riceverne una migliore qui. Senti, riguardo la presentazione, io credo che forse dovresti... Che ne dici di non parlare di lavoro stasera? Ok. In realtà non ero sicuro. Se questa cena fosse di lavoro... Se fosse una cena di lavoro, flirterei così spudoratamente? Quindi stai flirtando? Te ne sei accorto? Vediamo se ci riesco con questo. Aspetta, ci provo. Vuoi dell'arancione? Me ne è avanzato un pezzetto. Ah, siete ancora alzati. Papà, vieni a vedere, questi biscotti sono bellissimi. Scusa, ci siamo fatti prendere la mano, ma questi biscotti di Halloween sono biscotti anche educativi. Io vedo scheletri, case infestate, già, pipistrelli. Che c'è di educativo? Questo scheletro biscotto? Una celebrazione della scienza. Ci sono 206 ossa nel corpo umano. E i pipistrelli? Trovandosi nella lista delle specie a rischio, ci ricorda quanto sia importante tutelare l'ambiente. E le case infestate? Va bene. Questa è una tipica cosa da Halloween, ma in fondo si tratta di case ricche di storia. Non sono del tutto convinto, ma... Papà, vieni alla festa di Halloween che domani... Ti prego, è all'ora di pranzo, non rinunceresti al lavoro. Farò del mio meglio per esserci, tesoro. Sì. Va bene, allora, se andate subito a mettere il pigiama, abbiamo tempo per due storie della buonanotte. Pronti? Via! Due storie? Andiamo. Su, presto! Via, andate, forza! Corri, Zach! Se mi batti, scegli la prima storia. Allora, quando hai detto farò del mio meglio, voleva dire no? Beh, ho una giornata piena domani. Ok, senti, quando ero piccola, i miei genitori divorziarono. Mia madre è uno spirito libero. Ha sempre qualche nuovo hobby a cui appassionarsi. Ma non veniva mai alle mie partite di calcio o ai concerti del coro di mia sorella. E poi c'era mio padre, con cui era molto difficile comunicare. Era un uomo impassibile, freddo, ma lui c'era sempre. Chi pensi che senta più vicino? Io ci sarò. Bene. È bello che tu sia qui. Hai... Scusa, hai un po' di farina tra i capelli. Allora... Era un appuntamento? A quanto pare sì. Quindi ce ne sarà un altro? Può darsi. Bene, ok. Allora ci vediamo domani alla festa di Halloween. Certo.
Certo. Grazie. Di niente. Hai ricordato a papà della festa, vero? Sì, sarà qui tra poco. Anche se a lui Halloween non interessa. Mi sono scordato quanto è divertente e noi glielo ricorderemo, giusto? Mm-hmm. Distribuiamo i biscotti ora, prima che li mangi tutti io. Oh. Sì. Oh, grazie, tesoro. Tieni. Ottimo, l'hai centrato, che bravo. No, ascolta, deve funzionare su tutte le piattaforme, non solo sul telefono. Deve girare anche sul portatile, sul tablet. Qualsiasi dispositivo. Ryan, ti aspettano in sala conferenze. Non sono le 11.30. No, sono le 11.45, te lo sto ricordando dalle 11. Senti, no, io... Ascolta, ti devo richiamare. Dov'è finito? Forse non ce l'ha fatta. No, ha detto che sarebbe venuto. Sei piuttosto coinvolta, a quanto vedo. Io? No, penso solo ai ragazzi. No, non è solo per i ragazzi. Non ricominciare. Vuoi diventare una vecchia zitella? Hai detto vecchia zitella? Chi dice più vecchia zitella? Hai ragione. Preferisci nubile? Nubile è meglio, lo preferisco, sì. Lo conosco dal primo anno d'asilo dei ragazzi. È una brava persona. Sì, è vero, solo che... Non è per te. Si vede con un'altra. Chi? Si chiama Abigail. Sono colleghi. No. Tranquilla, non c'è da preoccuparsi. Cena al ristorante italiano. Beh, allora forse c'è da preoccuparsi. Ed è bella, anzi, favolosa. Ah, l'hai incontrata? L'ho cercata su Google. Non vuol dire niente, cerco chiunque su Google. Allora sappi che ho un altro appuntamento al buio da organizzarti. Ha già lo smoking per il nostro matrimonio. Poppy, smettila. E vive con sua madre. Di questo non sono proprio certa. Ehi, Zach, ti vogliono al bendaggio delle mummie. Davvero? Sì, Zoya è già lì, vuoi andare a sì. vedere? Sai chi altri è favolosa? Mia sorella. Dai, piccolo, vediamo chi riesce a impacchettare un mostro. Su, ragazzi, potete fare di meglio. Fate di me una vera mummia, mettetecela tutta. Forza, Zach. Più veloce, più veloce. Dai, 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 dai. Oh, lo prenderesti tu? Sì. È papà, è arrivato. No, dice, di ai ragazzi che ho un problema e non riesco a venire. Oh, mi dispiace, ragazzi. Avete mai visto il mostro della Laguna Nera? È la storia di un mostro. Vive in una laguna. O potremmo vedere l'uomo lupo. Parla della paura che fanno i papà quando non si radono. Ok, lo so che non è venuto, ma scommetto che c'è una ragione valida. Gli interessa solo il lavoro. Non è vero. Lui vi adora. Adora di più il lavoro. E quello lo sa fare. Ho un'idea che ci farà avere la sua attenzione. Va bene, tu porta questo. Andiamo di sopra, forza. Andiamo. Ciao, ragazzi. Ma che cosa fate? Prego, accomodati. Allora, che succede? Questo dovresti dircelo tu. D'accordo. Non sono venuto alla festa. Ho avuto un contrattempo al lavoro. Io... Siamo qui per valutare le tue capacità di padre. Possiamo iniziare? Anche se al mio collega e a me è chiaro che vuoi bene ai tuoi figli, il non raggiungerli alla festa di Halloween... Sì, beh, sono stato molto indaffarato. Io non... Non interrompere, prego. Il non raggiungerli, dopo che avevi promesso ai tuoi figli di farlo... È soltanto un esempio dell'allarmante tendenza di come fai il padre. Dal nostro punto di vista, tieni al lavoro. E al tuo telefono? E al tuo computer? E al tuo telefono?
E solo dopo tutte queste cose, tieni ai tuoi figli. E invece, noi veniamo prima. Le tue priorità sono... errale? Errate. Cioè, errate. Vuoi essere un papà inaffidabile? No, non voglio. No. Allora non esserlo. In conclusione, nel ruolo di padre dovresti sforzarti un po' di più. Sei d'accordo col nostro giudizio? Sì, sono d'accordo. Ecco il risultato della tua valutazione. Puoi leggerlo. Anch'io, ragazzi. Venite qui. Davvero? È temporaneo. Allora, squadra, dato che mi è stato fatto notare che le mie priorità sono errale, vediamo chi trova la zucca più bella. Sì! Forza, ragazzi! Non andavo in cerca di zucche da un po'. Sono sempre arancione. Come diceva Ferris Bueller, la vita scappa via in fretta. Se uno non si ferma e non si guarda attorno... la butta via. Già. Era un adolescente saggio. Sì, aveva ragione. Mi sono perso molto. Ma sei qui adesso. Sì, grazie a te. Però promettimi che non mi obbligherai a travestirmi per altro. No, non te lo prometto. Anzi, ti vedrei bene vestito da smartphone. Il più smart degli smartphone. E tu metterai un costume? Non salto un Halloween da quando avevo 2 anni. Parliamo di 20 anni fa. Certo. Io sono giovane. Zoe mi ha detto che hai 28 anni. Davvero? L'adoro. Prima che tu lo chieda ne ho 34. Non è vero, ho visto su Google. Anch'io ti ho cercata. Certo, internet è il tuo lavoro, cerchi tutti su Google. No, non chiunque. Oh, che ne dici di questa? Va bene per il portico? A me piace di più quella lì. Oh, quella è una zucca che ha mangiato una zucca. Beh, ho tutto o niente. Quanti chili credi che sia? Sarò un informatico, ma riesco a sollevare una zucca. Non riesco a sollevare una zucca. Va bene, ti aiuto io. Arrivo. Oh, è pesantissima. Sento forse... come se avessi tutto il peso tu. In effetti lo sento anch'io. Come faccio? Ci sei? Sì. Oh, no. Oh, ecco fatto. È così molliccio. Come dei vermi. Ma che dici? È un vero orrore. Credevo che ti piacesse mangiare i vermi. Dai, assaggia. Papà! Ok, discorso costumi. È ora di fare sul serio. Va bene. Il mio sarà da strega. Strega buona o cattiva? Da strega buona. Buona fortuna. Papà! E tu, piccolo? Il mio sarà da ragno. Davvero? Poppy dice che le paure si superano affrontandole. Sono pienamente d'accordo. Sarai un ragno fantastico, piccolo. Riuscirò a spaventare tutti quanti. Tranne te stesso. Sentite, c'è un negozio di costumi vicino a dove lavoro. Oh, potremmo... Un negozio di costumi? È per i dilettanti. Noi ci faremo i nostri da soli. Sul serio? Sì, mia sorella lo fa ogni anno. Però... va bene. Grazie di averlo fatto stare un po' con noi. Io non ho fatto proprio niente. Gli avete ricordato voi cosa perdeva? Va bene. Senti, papà. Sì? Quando finiamo con le zucche, prepari i tuoi hamburger speciali. È un'idea fantastica. Forse Poppy sa farli più speciali. Devi tornare al lavoro? No, ho un impegno per cena. Con Abigail? Sì, come fai? Ristorante italiano? Ehi, perché non usciamo anche noi? Vi va una pizza fuori? Davvero? Sì, conosco un posto fantastico e credo di piacere al gestore, quindi avremo tanti extra. Ah, bene, beh, direi che avete tutto sotto controllo qui. Allora io vado di sopra a prepararmi. Va bene. Forza, finiamo di intagliare queste zucche.
Non mi piace per niente questa Abigail. Finché non la conosci, non puoi saperlo. La sposerò e diventerà la nostra nuova mamma. Sono solo alla seconda cena. La fase sposiamoci arriva dopo tante altre cose. Nessuno prenderà il posto di vostra madre. Ma lei non ci piace. Già, a noi piaci tu. Anche voi mi piacete. Ma possono piacervi più persone. Dovresti sposarlo tu. La pizza con l'ananas, vi piace? A papà piace la pizza con l'ananas. Servitela al vostro matrimonio. Quei vermi di gomma. Potreste metterli nella torta nuziale. Sapete chi potrebbe celebrarlo questo qua? Sì. Direbbe, ora puoi baciare la sposa. Sono contenta che tu sia riuscito a venire. Sai, è un po' strano. Devo ancora riabituarmi a uscire con qualcuno. La colonia mi aveva insospettito. È troppa? Forse un tantino. Speriamo che svanisca entro Halloween. Posso aspettare? Beh, ad essere sincero, non uscivo con qualcuno dalla morte di mia moglie. Sai, credo sia un'ottima cosa che torni a uscire. Sì. Soprattutto con me. Non ti devi nemmeno preoccupare di fare una buona impressione, perché l'hai già fatta. Altrettanto. Ma tu guarda, ci facciamo impressione. Tutto bene? Sì. In realtà, io... credo che ai miei figli non piaccia che io esca con qualcuno. Forse pensano che io voglia sostituire la mamma. È come negli affari. Quando c'è un'acquisizione, i dipendenti hanno paura di venire rimpiazzati da un nuovo organico. Ma le cose non andranno così. Faremo vedere a Zoe e Zach che nessuno verrà sostituito. Direi che hai ragione. Grazie. Ciao. Caspita, queste zucche sono da primo premio. Com'è andata? Non proprio da primo premio, ma credo sia andata bene. Comunque, vuole rivedermi. Oh. Forse c'è qualcosa. Sì, c'è qualcosa. Dici? Sì. Credo che ai ragazzi quest'idea non piaccia. Oh, è del tutto naturale. Sì. Beh, grazie di nuovo per tutto quanto. Non c'è di che, per tutto quanto. Oh, cercavo le chiavi. Scusa, io ti sei allungata verso di me e credevo che mi stessi abbracciando. Che altro? Certo, era un abbraccio, che altro? Beh, io... Sembrava un abbraccio, in effetti. Già, non c'è niente di male tra amici, no? Gli amici si abbracciano. Sì, saluti tra amici. Un'altra nuova app. Di nuovo ti devo ringraziare. Ok, sto solo prendendo la mia certo, borsa. Certo, sto al mio posto. Ciao, amico. Ciao, amica. Quindi, amici come è prima. È stato l'apice dell'imbarazzo. Beh, e vi siete abbracciati? No, non è stato romantico, è stato un malinteso. Oh, niente succede per caso. Oh, non farlo passare per ciò che non è.
Tu fai sempre così, Poppy. Scappi davanti alle cose belle. E se fossero troppo belle, potrebbe finire molto male. Non deve essere per forza così. Sì, è complicato, Meg. Qui non si tratta solo di me. Zack e Zoe vogliono che sposi il loro padre. Non è giusto che pensino che possa succedere qualcosa che non succederà. E perché non potrebbe succedere? È il mio capo. Temporaneamente. C'è stato un altro appuntamento con Abigail e ci sarà il terzo. Oh. E mi ha fatto le sue confidenze. Di nuovo. Lo sai, non c'è una sorella migliore di te. Ma? Hai aiutato me e i ragazzi. Ti sono grata per tutto, anche per le battaglie con i cuscini contro i draghi. Dove vuoi arrivare? Hai pensato sempre a noi, ma ora devi pensare a qualcosa di tuo. Scendi ancora più giù. Scendi ancora. Ancora. Bene. No! Ma è fantastico! Sono felice che ti piaccia. Moltissimo! Domanda. Pensi che dobbiamo mettere altre decorazioni? Certo che sì, ma serve una casa più grande. Dove sono i ragazzi? Di sopra a lavarsi i denti. Non mi dire. Cosa? Caramelle a colazione. Solo una ciascuno. Latte e due di zucchero? Uno è senza latte? Se qualcuno ci vedesse, penserebbe che siamo una vecchia coppia sposata. Vecchia? Molto vecchia. Da quanti decenni stiamo insieme? 3. Ci conoscemmo... A un appuntamento al buio. Un appuntamento al buio, sì. Matrimonio intimo. Matrimonio in grande. E luna di miele alle cascate del Niagara. Tu pensavi che fossero le cascate del Niagara, ma era il bagno allagato dell'hotel dove siamo andati dopo la cancellazione del volo. Adesso ricordo. Sì, e siamo rimasti svegli tutta la notte ad ascoltare musica. Oh, cielo. Stanno trasmettendo la nostra canzone. Che coincidenza. Che ne dici? Un ballo? In nome dei vecchi tempi. Come faccio a rifiutare? Non puoi. Indovina un po'. Papà ci accompagnerà a fare dolcetto o scherzetto? Bella mossa. Ho detto che Poppy vi accompagnerà e io vi raggiungerò alla fine. E a che ora è la fine? Quando starete mangiando le caramelle raccolte. E spero che me ne lascerete qualcuno. Non possiamo permettertelo. Invece, ecco cosa faremo. I costumi! Oggi li finiamo! Però, notevole. Poppy ha detto che farà dei costumi davvero speciali per noi. Dato che non festeggiavano Halloween da qualche anno, volevo fare le cose per bene. O niente o tutto, giusto? Era così. Ci sei andata vicino. È ora di andare a scuola. E perché non andiamo a piedi oggi? Ma non farai tardi al lavoro? Devo affrontare anch'io le mie paure. Su, prendete gli zaini. Ti batto! Non è giusto, sei partita prima! Non è vero! I partecipanti non sono esperti di tecnologia, perciò ridurrei al minimo il linguaggio da informatico. Era un modo velato per dirmi di non parlare di programmazione? Non era poi tanto velato. Terrò a bada l'informatico che è in me per la presentazione. Bravo. Sei mai stato a Tokyo? Riesco a stento a venire qui. Beh, dopo la presentazione che di sicuro Agashimoto adorerà, andiamoci. A Tokyo? Sì. Prendiamo il jet aziendale, conoscerai tutti. È una splendida città, è come New York che non dorme mai. Hai qualche appuntamento che non so? Ho promesso di rincasare prima di sera. O ti trasformerai in zucca? C'entrano qualcosa le zucche. Agashimoto-san? Ohayou gozaimasu.
Lancia a me! Non andare in strada! Papi! Vai! Sì! L'ho presa! Oh, niente male, grande! Sembra che stiate disputando una partita intensa. Papà, sei tornato! Beh, non è una vera partita di football finché non arriva il quarterback. Sì, e quando arriva? Ehi, smettila tu. Vi va maschi contro femmine? Noi ci siamo! Bene. Via! Papà, lancia! Vai, smarcati, smarcati! Ci sono! Eccola! Presa! Sì! Sì! Touchdown! Vai! No. Ora marca lei! E... passa, passa, passa! Toppi! No! Ah! Sono io che marco te! Oh! Atterrata! Oh, oh! Cosa? Oh, no! Oh, 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 touchdown! Mi prendo in giro, così... Oh, mucchio selvaggio! Mucchio selvaggio! No! No, non no, no, no! Stai placcando me! Sono la stessa sbucata! Vi presento Abigail. Abigail, loro sono i miei figli. Oh, siete Zoe e Zach, giusto? È davvero un piacere conoscervi. E lei è Poppy, la mia, voglio dire, la nostra... Tata. Tata. Grazie. Piacere di conoscerti, Abigail. Altrettanto. Sono arrivati i dati dall'estero, pensavo li volessi. Ho provato a chiamarla. Sì, scusami, ero in piena azione d'attacco. Poppy ha segnato 3 touchdown. Due touchdown, l'ultimo non era valido. Andiamo. Io dico sì, di che era valido. No. Ne parliamo più tardi. Ora comunque devo tornare al lavoro. Ma forse potremmo lavorare qui. Oh, penso di sì. Dopo potresti restare a cena. Il nostro menù prevede pasta con la zucca, zuppa di zucca, torta di zucca. Tutto con la zucca, giusto? Sempre se per te va bene. Oh, più siamo meglio, eh. Grazie, Poppy. Va bene. Perfetto, bella partita, bella partita, sì, ragazzi. Sì, è stato allora, divertente. Che novità ci sono? Va bene, arrivo. Una piccola rettifica e funziona. Ah, sì. Ah, scusa, Zoe. Sì. Adesso? Va tutto bene? Sì, ci metto solo qualche minuto. D'accordo. Va bene. Pronti? Dovete tenere gli occhi chiusi. Ok. L'attesa ci sta uccidendo. Decisamente. Ok, potete aprirli. Sei meravigliosa. Più che meravigliosa. Lo so, grazie. E ora sto per presentarvi il ragno dei vostri incubi peggiori. Oh no! Oh, io detesto i ragni. Ma chi ha fatto entrare qui quel ragno? Ehi, Zoe, vieni qui. Selfie di gruppo. Ok. Ecco qua. Ok. Scemi. Wow, siete davvero adorabili. Da quanto tempo fai la tata, Poppy? Oh, da 2 settimane. Sul serio? I suoi nipoti vanno nella stessa scuola dei ragazzi. Oh. Poppy è la migliore tata che ci sia. Lei è davvero insostituibile. Zoe, con l'adulazione arriverai lontano. Quindi che lavoro facevi prima? Poppy sa fare tutto. E anche questa è un'esagerazione. Ha fatto i nostri costumi di Halloween. A mano. Oh, è davvero ingegnoso. E devo dire che il tuo costume da ragno è proprio spaventoso. Lui aveva paura dei ragni, ma grazie a Poppy l'ha superata. Anch'io avevo un costume quando ero piccolo e mi piaceva così tanto che l'ho indossato per 4 Halloween di fila. Da cos'era? Cavaliere. Con l'armatura. Ma di carta stagnola. Il mio costume preferito era da astronauta. Davvero? Sì. Che pianeti hai visitato? Beh, io non ho ancora lasciato la Terra. Che astronauta eri?
Credo che Abigail intendesse che è stata su così tanti pianeti che non riesce a ricordarli tutti. Grazie, Poppy. Già. Qual è il tuo pianeta preferito? Plutone. Plutone non è più un pianeta ormai. A dire il vero è inesatto, Zoe. È un pianeta nano, secondo tanti esperti, nella fascia di Kuiper. Ti travestirai da astronauta quest'anno? Avremo una presentazione, quindi saremo in abiti formali. Sì, è un giorno importante per noi. È importante anche per noi. È Halloween. Certo, io verrò a casa non appena avremo finito. Oh, mi dispiace dirtelo, ma Agashimoto ci ha invitati a cena con lui dopo la presentazione. Oh, ed è necessario? Sarebbe considerato un insulto non andare. Certo. Ok. Questo vuol dire che non verrai affatto. Zoe, dove andate? No, ci penso io, vado io. Sicuro? Va bene. È buffo, io mi rapporto con i dirigenti d'azienda in giapponese. Parlare con i bambini è un'altra storia. Non c'è molta differenza. Sono solo più bassi e più svegli. Tu sei brava con loro. Oh, non era così quando li ho incontrati. Parlavano a malapena con me. E non sai dell'incidente con la capra divoratrice? Capra? Il fatto è che i ragazzini sono buffi e scaltri. Difficili, strambi, furbi, selettivi. Loro sono tante cose. Sono ragazzini e ti studiano prima di fidarsi. Tutto a posto. Crisi rientrata. Perfetto. Vado a metterli a letto. Grazie. Sarà il caso che vada ora. Possiamo finire anche domani. Ti accompagno. Costruiamo un rifugio? Ci sta. Sì. Allora, direi che ci vediamo domani. Alla solita ora. Buonanotte. Il giorno seguente, il povero Ichabod Crane non si presentò a scuola. Il suo cavallo fu trovato a vagare libero. Da allora, il cavaliere senza testa non fu rivisto neanche una volta. Fine. In realtà era solo un tizio con una zucca in testa? O forse no. È ora di dormire. Ti voglio bene, Poppy. Anch'io. Oh, anch'io, ragazzi. Ehi. Allora il cavaliere senza testa cavalca ancora? E ancora? Zack mi ha chiesto il bis. Buonanotte. Senti, possiamo parlare? Di che cosa? Di noi. Tu vuoi parlare di noi? Sì, sì, senti, io... so che avresti dovuto essere temporaneamente nostra. Ma le cose sono cambiate così in fretta. Quello... che cerco di dire è che... Vuoi che resti a fare la tata da voi? Certo. Sì, ma questo... Il fatto è, Ryan, che i ragazzi iniziano a legarsi e anch'io mi sto affezionando. E questo non è proprio possibile. E perché? Voi siete una famiglia meravigliosa e c'è Abigail adesso, quindi io sono d'intralcio. Non immaginavo così questa conversazione. È che io non credo che questa cosa faccia per me. Cioè? Resterò fino ad Halloween, ma non di Halloween. Più.
Era questo l'accordo? Sì, ma le cose possono cambiare. Le persone cambiano, si affezionano. E i miei figli, loro ti adorano. E anch'io li adoro. Ma non credo sia il caso di continuare. È solo che io... Sai che ti dico? Non la trasciniamo oltre. Se vuoi andartene, è meglio che tu lo faccia adesso. Bene. Allora passerò domattina a salutare i ragazzi. Tranquilla, lo farò io per te. Se credi che sia la cosa migliore per loro. Lo credo. Oh, beh, allora... Addio. Posso credere che te ne sia andata. Non volevo farlo. È successo. Lui voleva che restassi a fare la tata. E allora? Forse non so cosa voglio, ma so cosa non voglio. Ed è soffrire. Coinvolgersi non vuol dire soffrire. Non dice di affrontare le paure. Funziona per tutti, tranne per me. Poppy. Lui mi piace. Mi piace davvero tanto. Ma l'ho visto baciare Abigail, quindi... Devo dimenticarlo. Forse era una cosa tra amici. Scherzi, vero? Non esiste baciarsi con amici. Non c'è quell'app. Già. Dov'è Poppy? Ecco, sarò io ad accompagnarvi a scuola oggi. E dopo andrete a casa dei Marshall con i loro figli. E Poppy verrà a prenderci dai Marshall? Verrò a riprendervi sempre io. Non vai al lavoro? No, lavorerò a casa oggi, con Abigail. Perché non viene Poppy? Ragazzi... sapevate che non sarebbe rimasta con noi. Ma perché no? Ha detto che ci tiene a noi. Ed è così. Certo che ci tiene a voi due. Tiene anche a te. Si capisce, lei parla di te continuamente. Ok. So che siete disorientati. E mi dispiace. Ma... io sono ancora qui, va bene? E rimarrò sempre con voi. Grazie di aver condiviso la posizione che io chiamo rana rilassata. Namaste. È tornata? Signora Clamer, sì, avevo bisogno di un po' di yoga. Capisco. Beh, mi fa piacere. Credo che abbia rischiato di perdersi. Perché dice questo? Ho cresciuto 4 figlie e mi accorgo dei problemi di cuore. È così evidente. Che cosa ha combinato? No, nulla. È una cosa un po' complicata. Ah, si tratta di una questione in sospeso e quelle sono le peggiori. Che intende? Non ti lascia mai, ovunque tu vada, a meno che tu non faccia qualcosa. Ascolta il tuo cuore, cara. Non aspettare troppo, qualunque cosa deciderai. Grazie. Ecco perché siamo felici di entrare a far parte della Yamaro Global, che mangiare in compagnia sia solo l'inizio. È buono. Aggiungerei il concetto che l'app rafforzerà il marchio Yamaro Global. Che dici? Cosa c'è? C'è troppo silenzio. E non è un bene? Non con i miei figli. Torno subito. D'accordo. Oggi è una giornata importante! Sì! Ehi, che sta succedendo? Va tutto bene? Non lo vedi? Dai, ditemi che state facendo! Quando torna, Poppy? Per il gran saggio Zach, smettila di chiederlo. Sì. Lei non tornerà mai più, va bene? Bello. Arriverà un'altra tata, sì. E poi un'altra. Papà sarà sempre troppo occupato per noi. Quindi facci l'abitudine. Zoe, questo non succederà. Sentite, anche se Poppy non lavora più qui, ricordatevi che le cose non torneranno come erano prima. D'accordo? D'accordo.
Io lo so che vi manca Poppy. E sapete una cosa? Anche a me manca. Il tuo zaino è proprio bello. A posto. Chi sei tu dei due? Dai, scherzo. Buon Halloween, zia Poppy. Anche a voi, ragazzi. Non vedo l'ora di vedervi in costume più tardi. Ciao. Bene, ragazzi. Oggi è il grande giorno, eh? Hai la tua presentazione. Ed è Halloween. Verrà Jean a fare dolcetto o scherzetto con voi. Assicuratevi che scatti un sacco di foto. Ma l'anno prossimo verrai tu, vero? Puoi scommetterci. Che ti importa dell'anno prossimo? Papà sarà diventato anziano. Questo è vero, ma ciò non toglie che verrò con voi anche zoppicando sul bastone. Oh, aspettatemi! Andiamo, o faremo tardi. Dai! Forza, 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 forza! Che cosa dovresti essere? Una stella marina. Le stelle marine non hanno più punte. Mi è finito il materiale. Beh, hai un aspetto acquatico. Sicura di non voler venire? Potremmo lasciare una ciotola con un biglietto. Non voglio rischiare che qualcuno arraffi tutte le caramelle. Non mi muovo da qui. Sto bene. Come vuoi. Ragazzi, andiamo! Ciao ragazzi, siete favolosi, divertitevi tanto. Grazie zia Poppy. Ciao. 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 Cerca di stare fermo, le braccia sono complicate. Qual è il tuo costume? Da segretaria stressata. Ecco. Mi sembra a posto. Credo che sia a rovescio. Oh. Già. Mi sembrava troppo facile. Ok. Vediamo. E così? Eccoci. Quando mangiare in compagnia sarà globale, ci si apriranno molte porte. Già. E perché non stai pensando a niente di tutto ciò adesso? Ryan, i tuoi figli se la caveranno, è soltanto un Halloween. Trarranno beneficio dal tuo successo, lo sai questo, no? Certo, certo, io sì, ma loro no. Per i ragazzi è solo un'altra sera in cui il papà lavora invece di stare con loro. Di nuovo. Se solo ci fosse Poppy, sarebbe diverso. E invece? Io vado in Giappone, Ryan. Cosa? Ricordi l'offerta di Tokyo? Ho accettato. Ok. Ti ho visto insieme a Poppy. I tuoi figli l'adorano e... sono convinta, Ryan, che tu sia innamorato di lei. Ingannerei me stessa se non riconoscessi ciò che sta succedendo tra voi due e non mi facessi da parte. Ed è quello che sto facendo. Mi ritiro dalla scena. Sì, dai. Dolcetto scherzetto. Wow, che carine. Tenete, non fate complimenti. Qui le caramelle non mancano. Guarda che fantastiche ossa che hai. E il tuo trucco si intona benissimo all'apparecchio. Grazie. Ciao. Zoe. Zack. Che cosa? Che ci fate qui? Volevo tanto vedervi. I costumi vi stanno d'incanto. Oh, scusate. Credevo foste due amici, Zoe e Zack. Sono più o meno della vostra... Tu sei in seconda con la maestra Green. Non fa niente. Li adorereste di certo.
e non ho mai conosciuto un uomo più in gamba del loro papà. È gentile, è divertente ed è quello giusto per me. È giusto per me. È giusto per me. Ecco, tenete. Devo andare. Io devo andare. Buon Halloween. Ho il piacere di presentarvi Ryan Larson, un uomo brillante che sono certa creerà molti nuovi prodotti per la Yamaha Global in futuro. Ryan? Grazie. Ci terrei a dire quale onore sia poter presentare questa applicazione a tutti voi oggi. Scusate. Sì, io ho creato Mangiare in Compagnia perché volevo che i social media fossero più sociali. Fare incontrare davvero le persone faccia a faccia. Ecco, immaginate di potervi sedere con un perfetto sconosciuto e stabilire un contatto. Potreste trovarvi in sintonia e diventare amici, o potrebbe essere solo una parentesi durante il giorno. È buffo. Ultimamente ho dedicato il mio tempo a lavorare a questa presentazione perché io credo davvero, noi crediamo che Mangiare in Compagnia unirà le persone. Ma di riflesso mi sono perso dei momenti con le persone che amo di più e che purtroppo non torneranno. Quindi, se volete scusarmi, ora vorrei lasciare la parola alla intuitiva e generosa Abigail Morwell, che vi dirà tutto su questa nuova applicazione. Grazie, arigato. Mi dispiace. Non scusarti. Me ne occupo io. Conto su di te. D'accordo. Sii convincente. Prima di tutto vorrei ringraziare per essere qui il signor Agashimoto e i suoi soci. Ah, ci sono riuscita! Ecco fatto, io non ho paura dei ragni. Dolcetto scherzetto? Papà, ce l'hai fatta! Non avrei mai potuto rinunciare a fare dolcetto scherzetto con voi. Grazie, Jean, ci penso io ora. Com'è andata con la globa? Ah, bene, Abigail li sta cucinando a puntino. Beh, allora, buon Halloween! Divertitevi, ragazzi! Grazie di nuovo! Ciao! Ok, sentite, ragazzi, conosco un posto perfetto per iniziare a fare dolcetto scherzetto. Sì, però ti servirà un costume. Torno subito! È il miglior Halloween di sempre! Sì! Scusate. Scusi. C'è una sirena speciale! Fate largo! 10 sacchi pieni di caramelle. Allora? Come sto? Sei stupendo! Chi sei? Ah, sono un cavaliere con l'armatura. È vostro padre. Andiamo. Ci servono i sacchi. Oh, fate così. Prendete le federe. Sono più grandi. Forza, forza, andate. Dai, Zack. Sei qui? Tu sei qui. E la tua presentazione? Questa è la mia presentazione. Ho la carta stagnola, la spada, l'asciugamano. Stai bene. Stavo venendo a cercarti. Mi hai trovata. Poppy, non abbiamo bisogno di una tata, ma di te. Io ho bisogno di te. Davvero? Che dici di eternamente vostra?
Beh, certo, dovrò rifare i biglietti da visita. Già. È tornata! È davvero una sirena! Una sirena speciale. C'è una casa vicino dove dobbiamo assolutamente andare a fare dolcetto scherzetto. Ah sì, hanno delle cose buone. Hanno gli zombie. Aspetta, zombie di cioccolato. Andiamo, sì, subito.